Grazie Assessore Venturi. La parola alla consigliera Sensoli, che ha naturalmente i 6 minuti. Grazie Presidente, grazie all'Assessore per la risposta, però qua c'è qualcuno che non sa cosa sta dicendo o dice cose non corrispondenti alla realtà. A questo punto non so se sia lei o se sia il Ministro Lorenzin che ha dichiarato che il Ministero della Salute non può imporre alcuna chiusura dei punti nascita. Così come relativamente a un'ulteriore richiesta, sempre il Ministero dichiara, relativamente a una richiesta della Lombardia, il Comitato Nazionale Percorso Nascita esprime pareri tecnici sulla scorta della documentazione fornita dalle Regioni. Ovviamente se voi fornite una documentazione tecnica e non fornite le motivazioni per cui, secondo una scelta politica, i punti nascita dovrebbero rimanere aperti e di tutela del territorio, chiaramente poi il Ministero decide in base ai documenti che gli arrivano. Sempre il Ministero dice: aspettiamo disponibili ulteriore documentazione e nuovi elementi istruttori da parte della Regione Lombardia per investire tempestivamente il Comitato per una nuova valutazione. Quindi significa che le valutazioni nuove eventualmente si possono fare se veramente si ha intenzione di tutelare un territorio. Perché quando lei ci parla di sicurezza, Assessore, bisogna distinguere le motivazioni tecniche dalle motivazioni politiche. Lei ci parla di sicurezza, ma qui si parla di organizzazione sanitaria. I parametri di sicurezza possono essere mantenuti decidendo quale sia l'organizzazione sanitaria che si vuole dare. Vi riempite la bocca con il modello hub and spoke, poi quando lo si potrebbe applicare non lo applicate, preferite chiudere servizi. Vi fate paravento con le scelte tecniche quando dovrebbero essere le scelte politiche che fanno riferimento ai tecnici, ma perché i tecnici devono trovare le migliori soluzioni alle scelte che si fanno politicamente, non il contrario. Altra questione. Ieri lei dichiara: investiremo 3 milioni e 400 mila euro comunque nell'ospedale, in uno degli ospedali. Perché non li investite in sicurezza? Perché non li investite per assumere personale? Perché non li investite per accompagnare le donne, per mantenere i punti nascita, per mantenere le sale parto efficienti, per ruotare il personale mantenendo così i parametri di sicurezza e la manualità come vi abbiamo sempre proposto noi in questi 3 anni? Li investite in cosa? Sparate cifre sperando così di tener buoni i cittadini, sciorinando cifre senza dire cosa volete fare. Li potreste investire in questi settori, perché altrimenti no, voi fate riferimento al parametro dei 500 parti per le mura, paragonando l'Emilia-Romagna, visto che è un parametro nazionale, a certe regioni dove episodi di malasanità esistono quotidianamente, purtroppo. Allora i casi sono due: o il parametro di 500 parti anno è un parametro operativo, come diceva il consigliere Del Monte, oppure l'Emilia-Romagna non è un'eccellenza e ci paragoniamo a regioni dove purtroppo muore gente di malasanità tutti i giorni. Decidete chi siamo e soprattutto decidete cosa vogliamo essere, perché, ripeto, qui stiamo parlando di scelte politiche ed è ora che voi usciate dai palazzi, usciate dai consessi dove c'è solo gente che vi dà ragione e iniziate a parlare con la gente, perché non potete lamentarvi dei cali della natalità e poi è la politica la prima che non aiuta le donne a fare figli, a partire dal percorso. Vi chiedo di non applaudire e di stare in silenzio. È ovvio che nessuno vi vuole far uscire e sappiamo il perché siete lì, però atteniamoci al regolamento, altrimenti mi costringete ad agire. Ve lo chiedo per favore. Ripeto, Sensoli, a partire dal percorso di accompagnamento alla gravidanza, alla natalità, un percorso di assistenza con del personale qualificato, con del personale pubblico, assunto nel pubblico, e non che le donne si debbano rivolgere ai corsi prenatale sparsi da enti anche che purtroppo non sono certificati, perché la Regione nemmeno prevede il percorso di accreditamento per chi fa corsi anche per le future mamme, a finire per le rette degli asili nido che sono inaccessibili,
posti che non si trovano, mezzi di trasporti che non ci sono e scuole ridotte all'osso.